Benvenuti e bentornati nel mio canale, io sono NetTrader e questo è NetTrader Garage. E oggi siamo su Diocleziana, questa è Roma, finalmente giretto in moto, ma prima passaggio da Wheel Up o comunque a un negozio di accessori da moto, perché ho queste scarpe normali e con le scarpe normali, ragazzi, io non mi sento proprio a mio agio. Io per la sicurezza, todos por la sicurezza. Andiamo a vedere se da Wheel Up ci sono degli scarponcini che avevo già previsto di comprare. Ci vediamo dopo. Purtroppo questo Wheel Up non aveva il modello che avevo visto, che mi piaceva tanto. L'avrei dovuto prendere online. Che va bene, però a me mi serviva oggi per star sicuro, e quindi adesso vado in un altro dei miei negozi preferiti, che non è una grande catena e si chiama Elio Moto e sta vicino a Via Sannio. E non ce la faccio. È incredibile, anche Elio Moto non mi ha dato la soddisfazione necessaria. Direzione, abbigliamento moto sull'app, e poi semmai io marendo vado che scarpe da ginnastica, dove piuttosto che non farmi un giro, meglio piuttosto. Tra l'altro oggi è sabato prima di Pasqua, come vedete Roma è piena di gente, piena di turisti che si fanno spennata di assisti, che sono pieni di imprevisti, che così tanti chi l'ha mai visti? Anche poeta. Niente ragazzi, anche qui a modo abbigliamento la mia missione è fallita, direi che possiamo dire che è salita definitivamente. Niente scarponcini per me, chi se ne frega, ho talmente tanta voglia di andare a moto che ci vado lo stesso. Poi dici perché uno compra su internet? Voglio andare a Campocatino. Ragazzi, incredibile, ma dopo 5 anni che non frequenti la zona, comincia a fare confusione. Confusione. Sto qua, Frascati, quindi cioè, sto sulla strada giusta. San Cesario, Zagarolo, Palestina, Cave, Fiuggi e poi qui sopra. E giù in carena. Mamma mia. È imbizzarrita, è imbizzarrita! Sto strippando sto motore! Dai Diocleziana, dai! Eppure sta stradina, oh! Ma mi sa che non l'ho mai fatta perché è troppo caruccetta, ma sarei ricordata! Mi è venuto subito, che ne so, sono uscito da Roma, mi è venuta la parlata ciociara, mi è venuta, ma che è? Oh! Non male, non male! Questa è stretta, Eppure la potevo fare un po' più a cannolo siciliano, vai! Vai che si sono messi sotto vento! Sentite il motore? Pora bestia! Oh! Di nuovo per favore il vento! Voliamo via! Vogliamo! Sì, va ora! Bella questa! Ma come chiude! Quanto mi piace! E sto a squagliare ste corme, oh! E sto a squagliare! E so pure del 2012! Ok, ho ordinato le gomme nuove per Diocleziana! E guarda là, saranno proprio delle Midas! Come mi è stato consigliato dal 6% nel video presentazione sul loro canale, Ale mi aveva detto prendi le Trial e Marco mi aveva detto prendi le Trial XT. Ci ho pensato un po', però secondo me le XT potrei avere difficoltà su strada perché devo ancora impararmi a andare col tassello su strada, quindi secondo me il passaggio poteva essere un po' troppo brusco, che si traduce magari in un bel dritto di quelli che ti ricordi. Selezionare l'erogatore sullo schermo 2. Rifornirsi all'erogatore 2. Dai, oh, alla luce del sole non è per niente male. La ragazzaccia, mi sono preso 2 panini, ho po' esagerato. Se c'è vento qui su a Campocatino sarà a bufera. Pigliaie, ragazzi, quanto mi mancava la moto, quanto mi mancava la moto, quanto
Dimmi un po' quanto, io devo di quanto? Quanto? Qua questa rigidità non riesco a capire che marcia dovrei stare. Proviamo a stare con la marcia più alta. Mia, quanto è molto meglio guidarla così, al contrario, controbilanciando. Ragazzi, io sai che ci sono mai venuto a campo a vedere, non me la ricordo per cazzo. Sai che mo ho liberato spazio per i passi del nord, ma ricordo. Comunque qua per terra c'è il sale, c'è il sale, lo vedo, è inutile che dite di no, ci è, ci è. Porca che freddo! Sta spigne, sta spigne, ti è, guarda che robetta, ti è. Siamo arrivati in alto, in alto, in alto, sopra il picco della montagna, con la neve alta così. Neve! Mamma mia, ho strippato con questo vento e con questo freddo, senti come tira. Madonna, ci sarebbe stata una vista da paura qui. Se non ci fosse stata questa foschia. Regà, mi si porta via la moto! It's incredible! Se muove la moto, mi sa che casca. Fermo, si è placato. Date che robetta, guardate che robetta, avete guardato? Basta, andiamo via, che roba. Direi che quindi scendiamo un pochettino, ci troviamo un bel posticino dove smangiucchiare le ciccionerie che ho preso. Ah, e mo vediamo com'è in discesa. Si lascia condurre, eh? Si lascia condurre, molto bene. Scalare? Ci siamo col freno posteriore, nessun problema, lei esce. Bella! 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 E il cagaton, mamma mia, eccolo uno! Bello, 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 oh. Madonna mia, ho toccato il cavalletto, ma c'ho ancora? Sì, c'ho ancora, va. Ho toccato il cavalletto, regà. Mettiamo un po' di piedi fuori strada. Mi sento bene. Mi sento bene. Ta, 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 eh? Però vado lungo, eh? Oddio, 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 oddio. Va bene qua. Abbiamo una pietrina proprio qua. Vediamo un po'. Bello, questa è fatta apposta proprio. Maledetta nanizza. Bomba, ragazzi. Mi sta a fa proprio divertì sta cosetta. Ma che gli vuoi dire? Che gli vuoi dire a sta moto? Guarda qua, abbiamo chiuso davanti. Cazzo, abbiamo chiuso davvero. Cavalletto, vedi, abbiamo dato sta bella raschiata qua. La potenza del bauletto mi ci potrei abituare. Allora, come primo panino ci abbiamo rucola, scamorza e porchetta. Guardate che bestia. Come secondo ci abbiamo pizza bianca al forno, rucola, stracciatella e prosciutto crudo. Guardate qui che bella location. E là c'è la ragazzaccia. Grazie, mi hai fatto divertire. Metà panino e metà pizzetta ce li portiamo a casa. Però guardate qui che ho preso.
dopo una mangiata così ci vuole un goccetto d'amaro. Ci sta tutto, no? Mi raccomando, ragazzi, bevete responsabilmente. Me la stavo proprio a godere su sto praticello con quel con la felpa dietro al collo e il sole in faccia. Non era male, ne stavo pure a biocca serio. Infatti è meglio che andiamo. Questa cosa di infiltrarmi nei boschi, devo dire che mi piace proprio, mi piace. Devo dire che come prima uscita seria Campo Catino si è rivelato spettacolare. La strada ve la consiglio, è bella con qualsiasi mezzo. Con Diocleziana devi giocare un po' con le marce perché la potenza non è tanta e quindi te la devi gestire bene, però si è comportata benissimo dopo il tagliandone che ho fatto, del quale porterò un video sul canale. Io vi ringrazio di essere stati con me, spero che il video vi è piaciuto, se così fosse mettete un mi piace, commentate, noi ci vediamo prossimamente. Ciao belli!